Buongiorno a tutti e benvenuti, anche se è l'ora di pranzo, spero che qualcuno riesca a rubare un po' di tempo per seguire questo nuovo intervento che riguarda una destinazione turistica, diciamo, particolarmente conosciuta che è Sorrento, e oggi ne parliamo in una chiave un po' diversa, nel senso che ne parliamo anche attraverso la lettura. E infatti abbiamo oggi qui con noi Mauro Morini, che è fondatore della Morini Editore ed è anche il curatore di una collana dedicata a romanzi scritti per una località che diciamo nota, no? Abbiamo qui poi, se volete, lasciamo vedere le varie opere, no? Abbiamo qui alcuni di questi romanzi che sono stati scritti e che fanno parte di questa collana. All'interno di questa collana c'è un romanzo che è Il volo delle Janae, che è un romanzo ambientato a Sorrento, e abbiamo un collegamento direttamente da Sorrento con l'autore Luca. Buongiorno a tutti. Ok, allora partiamo da un discorso generale. Sorrento è una destinazione turistica di grande fascino e lo è dai tempi del Grand Tour, no? Ma ancora prima in realtà lo è già dai tempi dei Romani. I Romani, con la costa, diciamo, sorrentina, con tante altre zone, il porto di Napoli, avevano costruito le mobili. La sua notorietà, però, come molte altre destinazioni turistiche, ecco Venezia che è un esempio, ma anche Firenze e Roma, è diventata anche un boomerang, no? È diventata anche un problema per ci stesso, perché abbiamo avuto negli ultimi anni, soprattutto, ecco, subito prima della pandemia, abbiamo avuto una situazione di overtourism che ha creato problemi, ha creato problemi a gli abitanti, i residenti, gli operatori, ma i turisti. E quindi in qualche modo ha fatto perdere il fascino, questo fascino che queste destinazioni si portano dietro fin dall'Ottocento, e ha creato anche, diciamo, una perdita di autenticità. Quindi, che è proprio uno dei fattori che invece attira in questo modo, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri. 2019 parlavamo di overtourism, poi è arrivata la pandemia, l'overtourism è scomparso, è scomparso il turismo. 2022 si riparte con il turismo e il turismo è un fiume in piena. Un fiume in piena che non vede e non trova acqua, perché in realtà gli operatori non erano preparati al flusso incredibile di turisti. E l'intero settore aveva bisogno di organizzarsi. Questo fiume in piena ha straripato e ha creato una serie di problemi seri, perché abbiamo visto comparire sui nostri territori dall'oggi al domani tazze, breakfast, ristoranti che io sinceramente non ho mai visto ristoranti, ma dico qualcosa di un po' più elevato, negozi di catena, negozi di pacottiglia, diciamo, sempre stanno, e dall'altra parte sono sparite le abitazioni per i residenti, sono sparite le trattorie, sono spariti gli artigiani, e addirittura in alcuni casi sta sparendo il territorio. Qui ci siamo trovati davanti a una situazione che peggiore di quella che avevamo lasciato nel 2019, e con delle difficoltà aggiuntive, perché a Sorrento, come in tante altre destinazioni turistiche quest'anno, c'è stato un problema di manodopera. Noi non abbiamo trovato persone che potessero coprire la richiesta di lavoratori nel settore. Allora bisogna interrogarsi, no? Cioè, forse è arrivato il momento di fermarsi un attimo tutti, riflettere sul turismo che vogliamo. Oggi qua si parla di turismo esperienziale, di turismo di qualità,
ma per arrivare a questo dobbiamo forse cambiare qualcosa tutti, gli operatori, le amministrazioni, forse dobbiamo smettere di pensare al turismo. Io sento la frase, ma i turisti portano soldi. Ecco, è una frase che mi fa venire l'orticario. Io voglio sentire che i turisti portano curiosità, portano rispetto, portano interazione, ma se noi diciamo che portano soldi, giustifichiamo qualunque cosa e non va bene. Allora c'è da fare forse un passo avanti e un passo indietro. Un passo avanti lo devono fare le amministrazioni, c'è da risolvere i problemi della mobilità, c'è da risolvere i problemi del traffico, c'è da risolvere il problema del raggiungere certe località e soprattutto bisogna avere il coraggio di mettere delle regole, di tutelare anche quello che sono le persone che vivono in luogo, perché se quel luogo ha fascino, lo ha perché ci sono le persone che lo vivono. Ci sono le persone che lo rendono autentico. Se noi le persone le portiamo via, quel luogo diventa distante, quel luogo non è più un luogo. Quindi bisogna trovare delle regole che possano tutelare anche questo. Se i prezzi dei negozi sui posti principali delle città vanno alle stelle, è chiaro che l'artigiano non ce l'ha. Però arriverà il negozio di catena, che tanto può investire perché guadagna da un'altra parte, anche se ti perde, e prende spazio. Così vale per tantissimi altri discorsi. Dall'altra parte gli operatori però anche loro devono fare insieme. Come dicevamo, dobbiamo uscire dalla logica del meno di più guadagno. Bisogna guardare un po' più lontano, bisogna pensare che noi abbiamo in mano tesoro. Tesoro che è anche il futuro della nostra, diciamo, attività turistica. Però lo dobbiamo preservare, lo dobbiamo coltivare. È come un orto. Se noi lo siamo a zero, poi non rimane nulla e quindi dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo imparare a capire che forse c'è bisogno di avere anche la possibilità di offrire gli alloggi alle persone che vogliono venire a lavorare e non solo le case vacanze e non solo il basso costo e non solo il ristorante mangificio dove mangi lì e mangi a Ravenna o a Milano o in Sardegna, è la stessa cosa. Finché non facciamo questo, io sinceramente non vedo un futuro roseo per tutte le nostre località turistiche, diciamo, di richiamo. Queste località che hanno, adesso arriviamo alla parte, diciamo, che oggi ci interessa, hanno acquisito una parte del loro fascino grazie anche alla rete. Ce ne sono tante, abbiamo parlato del Grand Tour, che tanto ha fatto il Grand Tour, no? La letteratura del Grand Tour. Nel far conoscere l'Italia, nel far conoscere tante bellezze dell'Italia, addirittura per esempio nel caso di Sorrento e della costiera, Norman Douglas, un autore inglese in realtà parte tedesco, nel 1911 scrive un libro, La terra delle sedie, nel quale racconta la penisola, Sorrento, Capri, lui si innamorò di questo golfo, comprò una casa a Napoli e morì a Napoli. E fa una serie di ricerche e crea questo appellativo, la terra delle sedie, che in realtà non era legato alla costiera, che è rimasto tutt'oggi legato al nostro territorio. Quindi vedete come la letteratura a volte entra in gioco anche nel turismo. E oggi, grazie alla collana, diciamo, curata da Mauro Morellini, passiamo dal 1911 al 2022. Con un altro romanzo, Il volo delle Janate, un giallo ambientato a Sorrento, di cui è autore Luca Baroni, e che adesso vi presenteremo, quindi io farò una serie di domande all'autore per capire come nasce questo libro. Tenete presente che una cosa che io trovo interessante è che, come Norman Douglas era uno straniero che arrivò, si innamorò di queste terre e riuscì a descriverle con una profondità e una cultura migliori di tanti locali. Così oggi abbiamo un autore che ha ambientato un giallo Sorrento che in realtà non è di Sorrento, che è Luca Baroni, è bolognese. Quindi dicevamo con Luca Baroni che in realtà è bolognese. Allora, ciao Luca,
racconta, ci si può come in un'area di un romanzo su Sorrento, un romanzo giallo, Sorrento, tu che vivi a Sorrento, ma non sei sorrentino, e diciamo, che cosa ti ha attinto questa scelta e anche come tu hai portato Sorrento, no? Ci raccontato Sorrento, come tu hai raccontato Sorrento. Intanto allora buongiorno a tutti. Sì, come ha detto Rita, io vivo a Sorrento da un po' di tempo, non sono sorrentino, sono nato a Bologna. L'idea di scrivere un romanzo nel luogo dove vivo mi è nata proprio dal luogo stesso, nel senso che è un luogo che ha tanti interessi, tanti spunti di interesse, che derivano dalla sua storia, dal suo paesaggio e dall'essere una destinazione turistica importante a livello mondiale in cui arrivano persone da tutto il mondo. Allora l'idea mi è venuta di raccontare una storia in questo posto vedendola lateralmente, cioè non dando un punto di vista diverso da quello che può avere il turista che arriva e appunto visita questi luoghi girando per le attrazioni turistiche che ci sono nei dintorni, ma anche differente da chi ci è nato e ci vive tuttora e quindi lo vive da residente nativo. L'idea è nata appunto provando a descrivere un luogo guardandolo lateralmente, quindi dando sia il punto di vista di chi ci è nato, ma anche vedendo il punto di vista del turista e dando il punto di vista di chi ci è arrivato da fuori e ci lavora. Tant'è che il protagonista di questo romanzo, che in realtà è una storia gialla, quindi un crime, che si sviluppa appunto tra Sorrento e poi si sposta anche in parte per il resto d'Italia, il protagonista anche lui è una persona che viene da fuori, che arriva a Sorrento per lavorare, lavora in un hotel di lusso come portiere di notte e, avendo molto tempo libero perché soffre di insonnia, quindi di notte lavora, di giorno dorme poco, ha il tempo per seguire alcuni misteri che gli si presentano nel territorio. E quindi lui, muovendosi nel territorio a risolvere questi misteri, poi lo percorre, lo descrive, lo racconta e io lo racconto nel romanzo appunto in cui sono ambientati questi fatti. Quindi l'idea è di dare una visione un po' laterale, io direi, insomma, di questo luogo, che il turista vede in un modo, l'abitante lo vede in un altro e il protagonista io lo vedo in maniera forse un poco terza, insomma. Quindi era questo l'interesse da cui sono partito. Ecco, tu ci stai raccontando che in realtà il protagonista del romanzo giallo è un portiere d'albergo, quindi anche tu, come dire, sei intriso all'interno del tuo romanzo di questa forte connotazione turistica della città di Sorrento, anche, diciamo, vissuto come abitante. Quindi Sorrento, anche da chi la vive, è vissuta come una città che ha una vocazione, quindi anche nel raccontarla hai sentito il bisogno di raccontarla attraverso qualcuno che comunque lavorava nel settore del turismo. Avresti potuto fare un altro mestiere, invece hai scelto questo. Ecco perché, oltre a spiegato il discorso, cioè, del portiere di notte. Sorrento, come tutta la costiera amalfitana, come Capri, come anche Venezia dove siete voi, immagino, è un luogo in cui non si può prescindere dal turismo, cioè il turismo è ovunque e praticamente sempre. Quindi chi vive a Sorrento, nei dintorni, ad Amalfi, a Positano, a Capri o anche a Venezia, non può non fare i conti con il turismo, e quindi è inevitabile che la sua vita sia attraversata da questo flusso di persone che arrivano, che tutto quello con cui lui si rapporta ha relazioni con tutto questo. E quindi è inevitabile. Qua però c'è una cosa, secondo me, che è importante ed è un po' differente, che io ho cercato di descrivere in qualche modo, che questo è un luogo che è diventato luogo turistico grazie a due fattori fondamentali, che sono: uno, la natura che ha creato così com'è, ma l'altro è l'uomo con la cultura e con il suo lavoro, che l'ha fatto diventare quello che è, cioè che ha creato i paesaggi, che sono fondamentalmente paesaggi agricoli da un lato, oppure paesaggi storici, quindi centri urbani, centri abitati, per non parlare di Pompei, insomma, tutto quello che l'uomo ha creato. Quindi tutto questo però è stato creato dall'uomo, soprattutto parlo
della parte dei paesaggi che sono in sostanza paesaggi agricoli, no? I famosi limoni, gli uliveti. E tutto questo è stato creato dall'uomo e l'uomo lo sta ancora mantenendo. Quindi c'è in questo territorio chi ancora fa questo lavoro, chi produce poi magari i beni che i turisti arrivano e apprezzano, come l'olio d'oliva, come i pomodori, come la famosa treccia, come i formaggi, come il limoncello. Quindi c'è chi ancora vive su questo territorio occupandosi di quello di cui storicamente l'uomo si è sempre occupato qua, prima che arrivasse appunto il turismo, prima di un secolo e mezzo fa, diciamo così. E quindi il romanzo racconta anche di questi luoghi, che sono luoghi in cui i turisti passano magari distrattamente, ma che sono fondamentali per la vita di molti degli abitanti e anche per il mantenimento di quello che i turisti poi trovano e apprezzano. Ovviamente un'altra curiosità che sicuramente in tanti ci avranno chiesto, ma che anche noi, come dire, poniamo la stessa domanda, è il titolo: perché questo volo delle Ianare? E alcuni chiedono cosa sono le Ianare? Allora, le Ianare sono, io poi l'ho imparato quando mi sono trasferito in campagna, sono in sostanza delle streghe, chiamiamole così, anche se poi nella mitologia popolare sono visti in alcune situazioni come streghe, quindi come ce le immaginiamo con la scopa e quindi donne trasformate, ma in altre descrizioni sono viste come degli strani uccelli che si ritrovano e fanno strane cose, insomma. E le più famose di queste streghe sono quelle di Benevento, che poi sono diventate anche proprio nella simbologia della città. Abbiamo il liquore strega che deriva da lì, conseguente anche il premio letterario. Il simbolo della città di Benevento è una strega. Comunque, le Ianare quindi sono delle sorte di streghe, chiamiamole così. Poi chi leggerà il romanzo scoprirà meglio di cosa si tratta. Che in una località della penisola sorrentina. Questa è storia popolare, diciamo così, si ritrovano nelle notti di luna piena e un personaggio del romanzo sembra che le incontri, insomma, dovrà fare i conti con queste Ianare che si incontrano in un luogo dove poi avrà luogo un incendio devastante che sarà uno dei motivi di indagine appunto del nostro portiere di notte che si chiama Osvaldo Gruppioni, che dovrà appunto muoversi per cercare di capire questo incendio che devasta una grande parte di territorio naturale, e come chi l'ha appiccato e per quale motivo, insomma. Anche questo è un aspetto, anche lì, che è Roma del romanzo, ma è un aspetto purtroppo reale, nel senso che incendi di quel genere, di quelli che sono descritti nel romanzo, purtroppo ogni tanto succedono da queste parti, come in larga parte dell'Italia e anche dell'Italia di qualità, penso alla Liguria, penso insomma a tanti altri posti. Ecco, un'altra domanda, sappiamo che questo è il suo primo romanzo e quindi diciamo, ecco, come è nata, come si è creata questa collaborazione con l'editore, con l'editore e questo poi svilupparsi all'interno di questa collana. Tra l'altro, come dire, i fili del destino sono sempre imperscrutabili, quindi da un bolognese a un bolognese, trapiantati tutti e due, però alla fine in qualche modo c'è sempre un legame. Quindi raccontaci, ecco, com'è nata questa collaborazione, questa sua partecipazione a questa collana. Allora, io per fortuna conoscevo già Mauro Morelli, quindi una volta che ho scritto il romanzo con varie vicissitudini e con l'aiuto anche di qualcuno che l'aveva letto, ho ritenuto che fosse accettabile, ho avuto l'ardire di mandarlo a Mauro e chiedergli la bontà di leggerlo e lui ha avuto questa bontà, è arrivato fino alla fine e una volta che l'ha letto mi ha fatto un po' di aggiustamento, un po' di rilievi, l'abbiamo sistemato, eccetera, però mi ha detto: guarda, sto per uscire con questa collana che si chiama Luoghi e Storie. Il tuo romanzo mi sembra adatto e lo pubblicheremo lì. E in effetti è perfetto, nel senso che, non sapendolo, io ho scritto un romanzo ambientato in un luogo in cui la descrizione di questo luogo, cioè in cui il luogo è uno dei protagonisti, e quindi credo che stia proprio bene nella collana insieme agli altri, insomma, in cui il protagonista sì è il nostro portiere di notte assieme alla città di Sorrento e ai suoi dintorni.
Ecco, tu hai detto giustamente il luogo è uno dei protagonisti del romanzo, parlavamo proprio prima del fatto che i luoghi sono di per sé l'autenticità, no? Il fascino che attrae i turisti, quindi come tali vanno preservati, altrimenti lo perdiamo questo fascino. Ora ti faccio una domanda che invece, diciamo, non da autore, ma tu che vivi a Sorrento da straniero, tra virgolette, no? Da non locale, e che quindi vedi anche le difficoltà di questo territorio, l'impatto del turismo, come immagineresti, cosa auspichi per una Sorrento che possa essere realmente a proporre un turismo di qualità, attrarre un turismo di qualità e quindi conservare il suo fascino? Perché oggi, diciamo, dobbiamo cercare tutti di lavorare in questa direzione. Beh, una domanda da un milione di dollari. Sicuramente il turismo in questi ultimi anni è diventato troppo, è troppo pervasivo, troppo presente, troppo anche inquinante, quindi anche in questo periodo in cui giustamente cominciamo a fare grossa attenzione anche alle questioni ambientali, è un turismo che consuma tanto, consuma energia, inquina, consuma le strade, consuma i luoghi, consuma, come dicevi tu anche prima, gli spazi dove magari appunto c'è sempre stato un artigiano che invece viene cacciato perché ci va un negozio di catena o un baretto che vende cibo di bassa qualità, eccetera. Quindi il problema è come ridurre le quantità e migliorare la qualità. È un problema, non so, molto difficile. Ci vuole un'unità di intenti da parte di tutti, soprattutto da parte delle amministrazioni pubbliche, i cittadini e gli operatori del settore, che mi sembra però che continuino a prediligere un turismo di quantità che porta tante persone e tanti soldi, che però fa poca attenzione a quello che è intorno, rischiando appunto di consumarlo, e soprattutto, secondo me, rischiando anche di abbassare la percezione che i turisti hanno del luogo che vanno a visitare, nel senso che chi viene in un luogo che trova invaso, in cui fa fatica a muoversi perché c'è traffico continuo, che questa è una penisola, c'è l'unica strada che la collega, diciamo così, alla terraferma, e quindi questa strada è sempre intasata, le vie del mare sono poco frequentate. Quindi anche chi arriva poi si ritrova in un luogo che è diverso da come se l'aspetta. Il rischio è che poi piano piano si stanchi e arrivi meno. Quindi sì, ci vorrebbe veramente una unità di intenti per ripensare a come vivere dal punto di vista turistico questi luoghi. E ci sarebbero i modi, perché ci sono tante cose che si possono fare in maniera tranquilla, con un pochino più di tempo, con un po' più di attenzione. Allora, ti ringrazio, resta con noi e adesso passiamo la parola a Mauro Bellini, che come vi dicevo è titolare dell'editore e curatore di questa collana della quale fa parte il romanzo di Luca Baroni con Mauro. Allora, con Mauro c'è una vecchia, diciamo, una vecchia conoscenza di Luca Dama e allora come nasce l'idea di questa collana e quali sono i titoli che fanno parte al momento di questa collana, poi so che ce ne sono altri in uscita, quindi ci racconti come è nata e qual è lo sviluppo che avrà questa collana e tu sei inoltre al di là di questa collana, diciamo, esperto del turismo, perché ti occupi di turismo in tante forme da tanto tempo. Quindi raccontaci un attimino, ecco, tutta la costellazione di attività che hai nell'ambito turistico e poi facciamo qualche altra domanda e sentiamo se il pubblico vuole intervenire. Buongiorno a tutti, si sente benissimo. Io sono nuovamente in Vespa, pre-COVID, oggi faccio l'editore di narrativa, l'altra volta per il competitore di turistica, perché nelle nostre direttoriste che l'aspetto
due grandi filoni della nostra costruttrice sono il turismo e la narrativa. Quindi in qualche modo questa collana fa da un'altra, per così dire, un po' un ponte tra le nostre due specializzazioni. Nelle guide turistiche sono presenti da molto tempo guide di autori italiani e di autori di sardi che cercano di raccontare il territorio dall'interno, ed è per questo che ero stato invitato 2 o 3 anni fa qui a Bitesca, ed è una collana tipo un approccio al turismo che ha talmente tanto successo che dal 2023 da un'alleanza insieme a Feltrinelli e Tempore, grazie alla quale dal 23 le guide Morellini usciranno con doppio marchio Morellini, Feltrinelli e Tempore, ovviamente un'alleanza di grande prestigio. Facendo anche narrativa, visto che mi piacciono abbastanza le commissioni, come ad esempio un altro settore che navighiamo molto, quello del femminile, ho fatto le guide femminile mescolando i due settori, che c'è proprio di Napoli e femminile, così abbiamo pensato di mescolare questi due ambiti. L'avevamo già fatto per confronto una collana che si chiama Città d'Autore, in quel caso si trattava di antologie di racconti. Sono uscite 7, 8, 9 nuove pubblicazioni, Milano d'autore, Roma d'autore, Calabria d'autore, Monaco di Baviera, Genova, Romagna, sono diversi territori raccontati attraverso la penna di autori anche molto famosi, la Machiavelli, la De Terranova, la Montanara, il Cioè Forse, tantissimi altri autori che in quel caso hanno scelto la forma del racconto per ambientare la propria nazione, per raccontare un po' la loro Milano. Da sempre comunque la Milano non è quella del Duomo, non è quella di Piazza di Aurelio, ma la Milano più difficile, sempre nella stessa logica in cui noi dai Sabri raccontiamo un territorio attraverso il mondo. Questa collana nasce un po' con lo spirito, luoghi storici, quello della collana, stavolta in forma di romanzo, quindi una narrazione più ampia, narrazione se vogliamo che chi legge si porta dietro ancora di più, però con una logica un po' diversa. Milano, Roma, Genova, Moldavia, parliamo di grandi città, quindi c'è un modo di raccontare il caleidoscopio di queste grandi città, qui caratteristico delle metropoli e anche tante sfaccettature delle strade dal punto di vista. In questo caso invece abbiamo scelto di dedicare questa collana, questa narrazione a dei luoghi che sono immersivi dal punto di vista turistico. Chi arriva, trascorre un certo periodo di tempo, si innamora ovviamente dei luoghi e noi lo accompagniamo attraverso una narrazione ambientata in quei luoghi. Non è semplicemente che è una storia che la Luca Baroni ha ambientata solo. Il personaggio compie una serie di itinerari o incrocia una serie di personaggi che restituiscono al lettore il sapore effettivamente di quello. La stessa storia della Reganata che stanno lì, che stanno nel Bratto, dove ci sono altre streghe che girano intorno allo Sciglia, al di là appunto dello stesso titolo, comunque è un tipo di cenno, di incontro, di un tipo, se vogliamo, che di ritmo, quello del protagonista che non poteva che svolgersi da solo. Quindi per il visitatore, il turista che si trova da Sorrento, è un bellissimo modo per accompagnare la mia vacanza con degli eco, magari scoprendo delle cose proprio che non è proposto dare scritto nel romanzo. Questa collana è stata inaugurata a giugno di quest'anno, giugno del 22, siamo usciti in contemporanea con 4 articoli, tutte 4 presentazioni di luoghi suggestivi, che vanno, io ne vedo al contrario, quindi qui alla vostra destra vedete quello di chiamare, e sorrendo, non di Matrice, evidentemente ambientato da Matrice, poi abbiamo un romanzo ambientato a Camogli, e un romanzo non sia stato migliore ambientato tra la costiera e la roccia. Quindi tutte ambientazioni suggestive, come vedete già dalla copertina strizziamo l'occhio, non solo per la copertina più di una guida turistica, più di una normale romanzo di narrativa, quindi evidente da subito il luogo di ambientazione, ma anche nel sottotitolo noi ci teniamo a precisare che è una storia ambientata Sorrento, Camogli, che hanno già ambientato là, e vi dicevo, il prossimo capitolo della collana sarà a gennaio, uscirà dopo la tempesta ambientato a Viareggio, mentre ad aprile uscirà Lentano, che è un thriller, una storia romana, un genere che ancora non è ancora di Luca, da ora, nel momento usato, ambientato all'isola del Presidente, un titolare
del mare. Quello che posso dire, visto che siamo un ampio operatore turistici, è che mi è piaciuto molto questo modo di raccontare un territorio attraverso il mare. Mi è piaciuto sia gli operatori turistici, sia i vettori, sia il mare. E comunque è una corona che sta dando grandi soddisfazioni. Ecco, diciamo, ci hai detto una cosa molto interessante. Mi è piaciuto molto ai lettori, ai librai, è piaciuto l'ordine che la gente va accettando l'autenticità, no? Va accettando i racconti di destinazioni diversi da un punto di vista più, come dire, più meno turistico, quindi un ulteriore riscontro del fatto che se non adeguiamo, diciamo, l'offerta turistica a queste necessità che vengono fuori attraverso altri canali, come può essere la letteratura, no? Apprezzare quella letteratura che riesce a offrire un'immagine di alcune località che non sia quella da vetrina che siamo costretti a vedere quando andiamo in una locanda turistica. Questo diventa un ulteriore stimolo, cioè la letteratura ancora una volta ci dà uno stimolo a provare, a proporre alle persone che vengono a queste destinazioni quello che vorrebbero vedere, no? Sì, non sono descrizioni da vetrina, sono appunto descrizioni da vedere. La parola magica del mare, come diciamo in questa parte, è storytelling. Se si tratta di produrre tondini o di enogastronomia, grande esempio di storytelling è evidentemente Italy, è raccontare cosa c'è dietro il chinotto, cosa c'è dietro la mortadella, cosa c'è dietro il tondino, raccontare delle storie. E altro non è la storia che è appunto narrativa, narrazione, per caso ovviamente sarà tutta la storia dell'azienda, della mortadella, del chinotto, dell'Isia, racconti delle storie vere, ma le racconti in forma nuovamente di narrazione. Quello che noi stiamo facendo è la stessa cosa, creare delle narrazioni autentiche, questo è il termine chiave che vedo che emerge da quando ci sta raccontando Vito, da quando ci sta raccontando Luca, l'autenticità. Quindi sono storie autentiche raccontate da chi vive in un territorio da vedere. Adesso ci do un altro esempio per uscire da Sorrento. Nel Bagno non è una storia inventata rispetto, è una storia inventata fuori stagione a capolivere. Perché c'è la gente che passa tutto l'anno e ovviamente non è la stessa vita di chi va in spiaggia a capolivere. Ovviamente è un altro tipo di vita, ma c'è un attaccamento al territorio, un attaccamento alla terra, un modo di vedere la vita che caratterizza fortemente chi vive a Pemba, che è diverso dal punto di vista di diversamente, che è diverso dal punto di vista di chi vive a Campania. Noi stiamo cercando attraverso questa narrazione di dare autenticità. È ovvio che il nostro primo intento è mettere in mano l'autore una storia appassionante, divertente, con lo strumento probabilmente tecnicamente che era una volta pagina, che fa sì che voglia arrivare alla fine per vedere come la fine. Ma come aspetto collaterale, restituire il sapore alla politica di un territorio è un bellissimo valore aggiunto. Ecco, tu hai parlato di storytelling, noi qui in Artest siamo andati oltre, siamo passati allo storytelling, quindi abbiamo voluto proprio cercare di far vivere luoghi e delle storie nei luoghi che siano ovviamente accattivanti, avvincenti, perché il turista deve essere comunque ovviamente attratto, però il più autentiche, il più vere, il più empatiche possibili con quello che anche le persone che vivono sul territorio e che fanno delle attività, come diceva Luca, che sono sicuramente legate al turismo, ma che in realtà non sono prettamente turistiche e che sono fatte ancora con delle modalità che sono quelle magari antiche piuttosto che quelle diciamo che si tramandano di padre in figlio, e che quindi attraverso lo story living noi cerchiamo di far vivere proprio al cliente, cioè attraverso i tuoi libri le legge, attraverso le nostre storie le vive, diciamo, questo è un po' quello che stiamo sentendo. Magari la proposta di un altro anche perché sappiamo che qualunque esperienza vissuta con qualunque luogo, quando viene, diciamo, interiorizzato da qualcuno, poi viene riproposto in una maniera che è sempre personale, no? È quello che noi diciamo
l'irripetibilità dell'esperienza. 10 volte andrai nello stesso posto, 10 persone diverse la vivranno in una maniera totalmente diversa. Quindi il nostro augurio è poter vivere ancora tutte queste bellissime destinazioni con la loro autenticità, il loro territorio, le loro persone che le vivono, e non doverle più solo leggere nei libri, insomma, perché sarebbe veramente triste, anche perché poi mancherebbe anche il materiale per i libri, infatti. Allora, se nessuna domanda, sappiate che al nostro stand ci sarà per un po' l'editore Mauro Bellini con i libri, quindi se siete interessati ad acquistare libri o comunque ad approfondire qualche argomento riguardo alle guide pubblicate da Mauro, lo trovate al nostro stand. E niente, cosa dirvi? Cerchiamo, il mio è un appello, cerchiamo davvero di fare qualcosa perché, insomma, le nostre destinazioni, quelle più famose, quelle più richieste, non debbano essere conosciute dai turisti solo attraverso delle pagine di un libro, ma anche dal vivo. Proviamo a metterci insieme e a fare un po' di azioni comuni per far sì che, insomma, queste destinazioni possano ancora vivere, essere vive. Questo è il mio appello. Allora, salutiamo Luca Baroni. Grazie a tutti e buon pomeriggio a tutti. Ciao Luca, ciao, grazie. Ciao a tutti. Mauro, e vi aspettiamo allo stand con i libri e con il mio editore.